Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, scusate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Poi chiedono: quanto è durato il vostro giro in moto più lungo e quanti chilometri erano in un solo giorno? Allora, in realtà è difficile dire il più lungo in chilometri, perché magari alcune volte erano un po' meno chilometri, ma essendo tutti Svizzera ad esempio, quindi tutti a velocità della Svizzera ti arrestano, magari ci abbiamo messo più ore. Secondo me il più lungo, che siamo tornati a casa veramente tardi, nonostante fossimo partiti abbastanza presto, è stato quello che abbiamo fatto Bema, Spluga, San Bernardino, Lucomagno, te lo ricordi? Sì. Oberalp, dall'Oberalp siamo scesi e abbiamo fatto il San Gottardo, poi dal San Gottardo siamo rientrati verso l'Italia passando prima da Lugano, anzi prima da Bellinzona, poi da Lugano, poi siamo arrivati a Menaggio, Bema, erano le 11 e un quarto di sera. Flashback. Bene fans, sono le 11 di sera. Ci siamo teletrasportati fino a Bema perché è stato veramente un supplizio, soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. È stata molto dura. End of flashback. Secondo me questo a livello di tempo in moto è stato il più lungo, tipo dalle 9:30 del mattino alle 11:30 di sera, una roba devastante. Sì, me lo ricordo bene. E dopo a mezzanotte a mangiare. Sì, latte con cereali. Mezzanotte. Ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Comunque la cena non è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena, perché abbiamo pranzato... Che ore erano? Le 5. Le 5. Abbiamo pranzato le 5 all'Oberalp e quindi adesso ceniamo a mezzanotte. Quindi questo, secondo me, a livello di tempo è stato il più lungo. A livello di chilometri non lo so, penso che fossero 450. Forse il più lungo in assoluto a livello di chilometri l'ho fatto da solo, che è stato un casa, Aprica, Gavia, Aprica, Tonale, Gavia, Stelvio, casa, che erano 606 chilometri, che era quando ho conosciuto te, che sono venuto anche a trovarti in negozio dove lavoravi. Tanti chilometri per l'amore. E poi, boh, insieme penso quello lì, Svizzera. Ti viene in mente qualcos'altro? E la Francia. Ciao fans. Siamo appena arrivati a casa. È stato devastante, ma bellissimo. Oggi che passi abbiamo fatto? Isoard, Vars. Manca Monginevro. Ah, Monginevro, Isoard, Vars, Bonnet e poi Lombarda. Col della Lombarda. E l'altro, Lecce. Le, ah, è vero, ne abbiamo fatto anche il nome. Col de Lecce. Boh. Non so. Vabbè. E niente, adesso andiamo a fare la doccia, che l'una in realtà è vestita solo in alto e sotto è già nuda. Mi faceva piacere condividerlo con voi. Beh, in Francia abbiamo fatto tanti chilometri in giornata, sono stati 1200 in due giorni circa. Ne abbiamo fatti tanti, veramente lunghi, adesso il più lungo di preciso mi viene in mente quello come orari. Allora, poi ci chiedono: organizzate mai uscite di gruppo in moto e non solo voi due? Allora, l'abbiamo fatto qualche volta per dei raduni nostri. Flashback. Bene fans, siamo tipo in 1,5 milioni di persone. Andiamo? Bene fans, stiamo partendo per il secondo moto raduno dei Moon Riders. Quanti siamo?
Siamo in un botto, cioè, ma quanta gente c'è? Incredibile. Guarda che bello. Bene, siamo partiti, siamo in tantissimissimissimi, cioè veramente tantissimissimi. End of flashback. Però è un casino perché non sai mai quanta gente si presenta. È un casino stare dietro a tutti i messaggi che ti arrivano. È un casino stare nel punto ad aspettare tizio che arriva dopo, che però poi ti dice no, c'è anche il mio amico che però è in ritardo, che poi però è un casino allucinante. O fate una roba del tipo: ci troviamo qua a mezzogiorno, chi c'è, chi non c'è, noi andiamo. Però il problema è che quando si muovono certi numeri a livello di persone che ti seguono diventa complicato. Quindi usciamo noi due. Questo un po'... qualche volta è capitato che viene magari una persona, due persone che sono amici un po' più stretti. Se no, no, non organizziamo mai di gruppo. Ecco, l'anno scorso abbiamo fatto il raduno e abbiamo detto ci troviamo in tal posto e lì c'era il pranzo. Quindi poi ognuno arrivava, tipo abbiamo detto, ritrovo dalle 11:30 alle 12:30, e ognuno è arrivato all'orario che voleva e si è fatto la strada che voleva per venire, e è stato più comodo e semplice per tutti. E noi eravamo già lì e abbiamo potuto gestire sul posto l'organizzazione, quindi abbiamo fatto le riprese sui tornanti. Flashback. Sentite che stanno arrivando? Il suono delle moto in montagna. End of flashback. Abbiamo organizzato il pranzo. Comunque sono tutte cose che non sembra, ma bisogna stargli molto dietro. E cioè non sembra, uno che se non è del settore dice beh, che nel ristorante cosa ci vuole. Però poi se non sai se sei in 50, in 60, in 70, è un casino. Perciò tendiamo più a organizzare questo tipo di eventi che non il giro, che diventa complicato da gestire. Flashback. Vai. Adesso diamo i numerini a tutti, visto che poi ci sono 7 premi. Cioè, in realtà tutti riceverete qualcosa per essere venuti. Però ci sono 7 premi in ordine, che cioè, tipo un paio di pantaloni gratis. Tipo 300 euro di roba. Cioè, il primo premio. Quindi adesso l'una passa, vi dà i numerini a tutti. Dopo chiamiamo Irene, che ha 2 anni e mezzo. Va bene? End of flashback. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, dici sempre tutto tu. La prossima rispondi tu, perché sennò in effetti... Allora, questa potresti rispondere tu, ma non lo so. Vabbè, è semplice comunque. Chiedono se abbiamo fatto qualche modifica al KTM per migliorare il motore. Ma io so che l'hai rimappata. Sì, sì, non io. Vabbè, sì, concessionario. Ho fatto rimappare e cosa hai fatto? Per migliorare il motore, alla fine lo scarico, che è più libero di quello originale, che era veramente un tappo, era orribile. Cioè proprio a livello di prestazioni si sentiva che il motore era tappatissimo. Questo decatalizzato è un tubo diretto, quindi si sente proprio che il motore viene su molto meglio. Poi c'è la mappa, quella standard mappa Akrapovic che ti mette il concessionario, e in realtà basta per migliorare il motore, non c'è nient'altro. Però vabbè, alla fine un 390 non è che si possono fare... i miracoli. Quelli sono solo sulla 34esima strada. Ci chiedono cosa ne pensiamo dell'airbag. Non l'abbiamo mai provato? No, non l'abbiamo mai provato. Non saprei dire. Non lo so, l'abbiamo solo... Però secondo me è un... può avere molto senso. Le persone che ho visto che lo avevano mi sembrava un po' scomodo sotto la giacca in pelle. Sì, sono d'accordo. Allora, vabbè, questa parte qua sotto abbiamo già risposto. Però chiedono di dove siamo. Milano, Brianza. Proprio come origini. Poi dopo abbiamo già risposto. Siamo itineranti, un po' ci piace cambiare a noi, come le scale di Harry Potter. Poi chiedono: cambiereste mai topologia di moto? E se sì, quale moto vi piacerebbe comprare? Tipologia. Sì, ha scritto topologia, però la domanda era tipologia. Ok. Allora, io sì, vorrei cambiarla. Aspetto che Eros me la regali.
che tipologia? Mi piacerebbe una moto come la sua, che era il 09. Ma la tipologia è sempre naked. Ah, giusto. Allora sceglierei una super sportiva, cioè BMW S1000RR. Per stare tranquilli. No, anch'io prenderei una super sportiva, magari un po' meno di un 1000RR, che serve un po' a poco se non vai in pista. Mi basta un 600, un 7,5 carenato, e secondo me per strada è già troppo. Però sì, una bella super sportiva per andare in Sardegna a fare due pieghe. Esatto. La prossima volta me la fai provare da fermo per fare la foto. Mi siedo e basta. Più alto della nostra. Che tu dici è la super sportiva è bassa. Basso un c***o. Luna fa vedere cosa non può mai mancare nelle stanze che prendiamo. Doccia porno? E qua si creano dei fraintendimenti perché tutti dicono vabbè, ma la doccia così ce l'abbiamo tutti a casa. Sì, però non si vede dal soggiorno, dalla camera. Non c'è la porta. Non c'è la porta del bagno. E poi davanti alla doccia c'è lo specchio. Vuole intendere in tenda. Gli altri sempre in camper. E quelli.